Riprendo, amici, il nostro incontro settimanale proponendovi qualche passo della lettera pastorale nella quale ho ripetuto quello che come pastore della Chiesa che è in Ivrea mi sta più a cuore, poiché credo che sia essenziale. La lettera pastorale di quest'anno inizia con il saluto «Sia lodato Gesù Cristo». Queste parole ho scritto richiamano chi è il cuore di tutto. Gesù Cristo, fonte di vita e di santità, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. Dio fatto uomo per la nostra salvezza, morto e risorto, vincitore del peccato e della morte. Gesù Cristo vivo e presente in mezzo a noi, Lui che ha detto: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Non abbiate paura, sono io». La vita cristiana, continuo a scrivere nella lettera, è vivere per Lui e con Lui, in un rapporto che coinvolge tutto di noi: pensieri, parole, azioni, affetti, scelte, decisioni. San Paolo lo dice splendidamente: «Vivo io, non più io, Cristo vive in me. E questa vita che io vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me». Ascoltare la Sua parola è ascoltare Lui che ci parla. Accogliere il Suo dono è accogliere Lui stesso, la Sua presenza. Egli dice infatti: «Io sono il buon pastore. Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Come il Padre conosce me e io conosco il Padre e offro la vita per le mie pecore. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Rimanete in me e io in voi. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Vi ho chiamato amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi». Emerge chiaro, amici, da questi splendidi testi evangelici quanto affermava il grande Romano Guardini: il cristianesimo non è una teoria della verità o una interpretazione della vita. È anche questo, ma non in questo consiste il suo nucleo essenziale. Il nucleo essenziale è costituito da Gesù, dalla sua concreta esistenza, dalla sua opera. Nell'esperienza di un grande amore, tutto si raccoglie nel rapporto io-tu, e tutto ciò che accade, accade nel suo ambito. È Lui, il Signore Gesù, il centro e il cuore anche del programma pastorale che ci siamo proposti per il triennio 2019-2022. È stato introdotto da un anno dedicato alla riflessione su che cos'è la Santa Messa, per viverne consapevolmente le parole, i gesti, i segni e i momenti della celebrazione, convinti che la Santa Messa è scuola di vita cristiana, ma è anche la fonte e il culmine verso cui tende tutta l'azione della Chiesa. Poi, lo scorso anno, funestato dall'epidemia che ancora non è finita, ci siamo proposti di vivere l'Eucaristia riflettendo sul fatto che è il Signore che ci convoca a celebrarla. E quest'anno continueremo su questo tema: Eucaristia, parola e pane di vita. Auguro a tutti voi buon cammino e vi benedico nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.